Buonasera a tutti. Buonasera a Stasera tutti. vi vogliamo parlare del dono che Giovanni Paolo II fece ai giovani del centro di San Lorenzo nel 1984 a seguito dell'anno giubilare. Il Papa regalò a questi giovani una croce grandissima e diede anche un mandato, cioè quello di portare questa croce in giro per il mondo come simbolo dell'amore di Cristo morto e risorto per noi e come segno di redenzione e di salvezza dai peccati e dalle sofferenze di tutta l'umanità. La croce che Giovanni Paolo II ha donato ai giovani è una croce altissima, è una croce grande che è davvero emozionante vedere durante le GMG ed è stata portata in tutto il mondo ed il significato è così bello, rappresenta la croce di ognuno di noi, la sofferenza di ognuno di noi, che però può essere portata nella vita soltanto insieme, soltanto con un compagno di viaggio e durante la GMG viene portata insieme da milioni di giovani. Il fioretto che vi vogliamo proporre questa sera è proprio questo, quello di guardare accanto a noi la persona che ci è prossima e la sofferenza di chi ci è prossimo ed aiutarla in questo, farci dono per gli altri. Nel nostro territorio ci sono tantissime realtà a cui poter prendere parte. Da qualche anno a San Giovanni Rotondo è nata la comunità Laudato Si', nata proprio con questo scopo. Ha accolto il monito di Papa Francesco di ascoltare il grido della nostra terra, il grido dei poveri. Infatti, i giovani della comunità si impegnano ogni settimana per fare attività di volontariato. Ma oltre a questa realtà bellissima, c'è anche la più grande e più bella opera di San Pio da Pietrelcina, che è Casa Sollievo della Sofferenza. E un impegno può essere anche questo, quello di avere a cuore questa grande opera di San Pio, sostenerla non solo economicamente, ma anche con le parole. Grazie a tutti, Grazie a tutti, buona serata e buona serata, buonanotte. buonanotte.